San Francesco. Nel tuo stemma hai voluto come motto episcopale il programma di vita di San Francesco d'Assisi, che veneri in modo particolare anche per gli studi che hai fatto su di lui e sulla sua spiritualità. Vestigia Christi, sequi. Per Francesco d'Assisi, Cristo è tutto. E tutto ciò che il poverello fa e dice è una conseguenza logica di questa sequela fino in fondo. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. La parola di Dio alimenti la tua vita e i tuoi pensieri. Ritorna ad attingere sempre ad essa, come ad un tesoro inesauribile, perché la tua parola nasce da lì, dalla sua parola. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Al termine di questa Eucaristia sento essere cosa buona e giusta il ringraziare. Grazie a te, o Signore, per l'opportunità che mi offri di amare di più. Aiutami a non sciuparla. Aiutami ad essere un vescovo secondo il tuo cuore. Un grazie ai miei genitori e ad alcune altre persone a me molto care che vivono in Dio e che mi hanno trasmesso con i comportamenti, prima ancora che con le parole, il dono della fede. Grazie a te, Papa Francesco, che hai deciso di fare affidamento su di me come pastore della diocesi di Chiavari. Il tuo profetico insegnamento, radicato nel desiderio che l'amore misericordioso di Dio tocchi in profondità lo spirito delle donne e degli uomini del nostro tempo, il tuo profetico insegnamento informi costantemente l'esercizio del mio ministero. Grazie a voi, fratelli nell'Episcopato, la vostra vicinanza mi sarà di sostegno e conforto nello svolgimento del mio servizio pastorale. In particolare, grazie a te, caro Vescovo Alceste, vero e proprio padre nel mio cammino di prete, oltre che, è stato lui stesso a dirlo, primo colpevole del procedimento che è culminato nella mia nomina a Vescovo. La possibilità che mi hai offerto di collaborare con te mi ha aperto nuovi e più vasti orizzonti di Chiesa. Mi ha fatto capire come un vescovo ama e quindi serve una comunità diocesana. Mi ha fatto comprendere l'importanza e l'urgenza di conoscere in modo adeguato le sfide, quindi le opportunità
che questo cambiamento d'epoca ci offre. Grazie a te, caro Vescovo Gianni, la fiducia e l'amicizia che da subito mi hai accordato e che ricambiate si sono fortemente consolidate nel tempo, peraltro abbastanza breve, circa 3 anni e mezzo, della nostra collaborazione, mi hanno permesso di crescere ulteriormente in una esperienza di governo che sono certo mi sarà assai utile nella cura del gregge che il Signore mi ha affidato. Grazie a te, caro Vescovo Alberto, per la paterna benevolenza con cui mi hai accolto e per i consigli che certamente ti chiederò e che spero tu avrai la bontà di donarmi. Un grazie sento di doverlo esprimere anche a 2 vescovi di Casale che non ci sono più. Il Vescovo Carlo, che mi ha cresimato, e il Vescovo Germano, che mi ha conferito gli ordini sacri. Grazie a voi, fratelli nel presbiterato e nel diaconato. La vostra compagnia è stata di fondamentale importanza per la mia crescita umana e sacerdotale. Grazie a voi, religiose e religiosi, collaborare con voi mi ha fatto meglio comprendere il grande valore della vita consacrata. Grazie a voi, autorità civili e militari, al di là delle idee religiose e politiche, ci unisce la passione per il bene comune. Continuiamo a lavorare insieme, certo, ciascuno nel proprio ordine, ma insieme, per meglio servire l'uomo, tutto l'uomo, ogni uomo. Grazie a voi, fratelli e sorelle di Castelletto Monferrato, mia parrocchia di origine, e delle parrocchie in cui ho prestato servizio, e cioè Alfiano Natta, Cardona, Sanico, Solonghello, Pontestura, Quarti. Da voi ho ricevuto molto più di quello che ho dato. Vi chiedo scusa per le inadempienze, e cioè per le mancanze di amore di cui sono responsabile. Vi porterò sempre nel cuore. Grazie a voi, collaboratori della Curia Vescovile e degli altri organismi diocesani. Se qualcosa di buono ho compiuto come vicario generale, lo devo anche al vostro competente e solerte aiuto. Grazie a voi, dell'Universo Oda, qui rappresentati dal Direttore Generale. Sono contento, veramente contento di aver dato il mio piccolo contributo a che Oda possa continuare ad essere segno e strumento della diocesi verso le persone in stato di fragilità. Avanti così. Grazie a voi, ragazzi e ragazze dell'equipe di Pastorale Giovanile, sia per la lettera che mi avete scritto a nome di tutti i giovani della diocesi e che è stata letta in occasione della messa presieduta dal Vescovo nella solennità di Pentecoste, sia per la staffetta di preghiera che avete voluto assicurarmi in questa settimana. Grazie a voi della corale che avete reso particolarmente solenne e partecipata questa Eucaristia. Grazie a voi che avete curato l'organizzazione e l'ordinato svolgimento di questa celebrazione. Grazie a voi, fratelli e sorelle, con cui condivido il dono dell'amicizia, dono essenziale per una vita buona, vera, bella, dono che con l'aiuto del Signore e con tutte le mie forze mi impegno a custodire nei giorni che verranno. Grazie a tutti voi, fratelli e sorelle
delle diocesi di Casale e di Chiavari, che con la vostra presenza avete voluto esprimermi la vostra vicinanza affettiva ed effettiva. E se ho dimenticato qualcuno in questo pur lungo elenco, credetemi, non l'ho fatto apposta. Dio benedica. Grazie.